Le sorelle Bronte sono tre scrittrici e poetesse che hanno vissuto e scritto e prodotto le loro opere nella prima età vittoriana, quindi si parla della prima metà dell'Ottocento, ovviamente in Inghilterra, e appunto celebri per aver pubblicato dei romanzi immortali che in vita oppure anche postumi hanno poi conosciuto un grandissimo successo di pubblico e critica. Le tre sorelle sono Charlotte Bronte, sorella maggiore, autrice di Jane Eyre e di altri romanzi che possiamo definire minori, Emily Bronte, autrice di Wuthering Heights, quindi Cime tempestose, e poi abbiamo Anne Bronte, la sorella minore, autrice di La signora di Wildfell Hall e Agnes Grey. Oggi parleremo velocemente della vita delle sorelle Bronte e poi sicuramente dedicherò un episodio a Jane Eyre e Wuthering Heights. Dopo la morte prematura della madre di altre due sorelle, Charlotte, Emily, Anne, Bronte e il fratello Branwell vengono cresciuti ricevendo un'istruzione molto severa da parte del padre, che è un reverendo, e da una zia di fede metodista. Quindi le sorelle Bronte vivono un'esistenza relativamente appartata nella brughiera dello Yorkshire, dove spendono il loro tempo a leggere autori contemporanei e a scrivere brevi racconti. Dopo aver lavorato come governanti o studiato all'estero, come ad esempio nel caso di Emily e Charlotte, che si recano per breve tempo a Bruxelles, le tre sorelle decidono di dedicarsi seriamente alla letteratura e quindi alla scrittura. Per timore che le loro opere venissero ricevute negativamente soltanto appunto per il fatto che erano scritte da donne, le tre sorelle decidono di firmarsi con uno pseudonimo maschile che però mantiene le iniziali dei loro nomi. Charlotte sceglie Carrer Bell, Emily sceglie Ellis Bell e Anne sceglie Acton Bell. Quindi, pur non volendo essere delle vere e proprie denunce sociali, i romanzi delle tre sorelle Bronte finiscono con appunto il mettere in luce le ingiustizie e i mali della società vittoriana. In particolare, le tre sorelle risultano molto sensibili alla questione femminile e quindi all'infelice ruolo della donna nella società di quel tempo e al loro rapporto con gli uomini. In Shirley di Charlotte Bronte si evidenzia il bisogno, la necessità di affidare alle donne occupazioni più utili, mentre in Jane Eyre, sempre di Charlotte, la protagonista prende finalmente coscienza della propria capacità di agire sul suo destino. Nonostante le tematiche siano relativamente moderne, lo stile di questi romanzi conserva aspetti che sono tipicamente romantici. Ad esempio, i personaggi sono spesso in preda a passioni o a temperamenti che sfociano nella violenza, sono instabili e sono psicologicamente combattuti. Poco dopo la pubblicazione delle loro rispettive opere, nel giro di un anno, quindi tra il 48 e il 49, muoiono il fratello Branwell, Emily e Anne, mentre Charlotte muore poco dopo il matrimonio nel 1955 all'età di 39 anni. Emily muore invece nel 1848 a soli 30 anni e Anne muore nel 1849 all'età di 29 anni. Come già accennato, parleremo di Wuthering Heights e Jane Eyre in altri due video e chiudo questo video con una curiosità interessante, secondo me, sull'origine del cognome Bronte, proprio perché ha a che fare con la nostra penisola e in particolare con la cittadina siciliana di Bronte, celeberrima anche per il pistacchio. Quindi il padre delle scrittrici, Patrick Pranty, o forse Branty con la B, nativo della regione irlandese del County Down e studioso autodidatta, aveva una grande ammirazione per l'ammiraglio Orazio Nelson,
che viene insignito del titolo di Duca di Bronte dal re Ferdinando IV delle Due Sicilie. Per questo motivo il padre decise di modificare il suo cognome, che era Branti Pranti, in Bronti con la dieresi sopra la E, affinché gli inglesi non storpiassero la pronuncia e quindi pronunciassero questa E, che secondo le regole invece della pronuncia dell'inglese moderno non avrebbe dovuto essere pronunciata. Patrick fa questo perché il cognome Bronte, secondo lui, appariva più aristocratico, risentiva meno del retroterra povero irlandese da cui proveniva la famiglia e ovviamente dava sfogo, diciamo così, alla sua grande ammirazione per l'ammiraglio Nelson. Bene, questo video termina qui. Come sempre, grazie per la visione. Ciao a tutti e alla prossima.